Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Mi chiamo Charlotte Delombre. Mi chiamo Jean-Marc Lambert. E mi ero appena trasferita in questo piccolo appartamento. Io invece vivo nel suo stesso condominio, ma al piano di sopra, solo che ci vivo da un pezzo. La zip è sul lato. Ah, ecco perché. Sembrava di qua. Destro. Ah, no, qua. Sì. Ecco qua. Ehi là là! Se pensa di farmi paura con quel fucile. Allora, è difficile parlare del mio personaggio perché non c'è, nel senso che non è uno, ma sono cinque. Ce n'è uno di base, Charlotte, che si è appena sposata e che arriva in sala con suo marito e decidono di raccontare al pubblico insomma, che percorso difficile hanno dovuto praticare per riuscire a incontrarsi. Decidono di raccontare i rispettivi ex, per cui io recito le ultime quattro ex di Jean-Marc e Jean-Marc recita, cioè Ugo Dighero, e le miei ultimi quattro ex. Ora, ovviamente non storie importanti, flirt, la cosa che diverte moltissimo il pubblico e che lo ha divertito tutto l'anno scorso, visto che insomma siamo già stati un anno in tournée, questo è il secondo anno di tournée, la cosa che ha divertito io penso è che ognuno, insomma ognuno nella nostra carriera amorosa ha avuto delle cotte, nulla di più, ma di quelle che ti fanno stare malissimo, per cui ti disperi e poi a distanza di tempo li rivedi e dici ma io che cosa ho visto in questo? E allora me ne sono andata sbattendo la porta e gridandogli dietro: sì, è vero, ho un amante, si chiama Jean-Marc Lambert e abita in Rue Grange Batelier 17. Ma gli hai detto proprio così? Altro che! Ma è una bugia! Perché? Ma però... Marlene, venga qua, sì? Si metta così? Ecco, e adesso se qualcuno si avvicinerà alla sua auto sarò io a dirglielo. No, non si può fare, mi scusi, perché non mi fidano. Perché? Perché lei quando bacia chiude gli occhi. Lo so, è un pochino raro degli uomini, ma lei lo fa. Facciamo così? Sì. Ecco. Così va meglio. Un po' più in qua, ecco. Non si rilassi, Marlene. Venga qua. Ecco, così. Oddio! È sparita! Ma perché sono le sei? E alle sei le vigilesse entrano in commissariato come le donne al centro commerciale nel giorno del Black Friday. Interpreto diversi personaggi, tra cui un signore tutto che fa il figaccione, tutto sicuro di se stesso e che continua a ricevere telefonate dalla famiglia, dalla moglie, perché la bambina ha 40 di febbre e quindi ha il problema che ha una possibile amante lì, ma c'è sto problema della bambina, quindi è continuamente al telefono e rovina la serata a tutti e due. Poi abbiamo un alpino, un maestro di sci, che ovviamente sulle piste aveva un altro fascino, è portato a Parigi, crolla dal punto di vista proprio della fascinazione del personaggio. Un becchino, che però lei scopre di essere becchino solo quando ormai ce l'ha a casa, quindi troppo tardi per tirarsi indietro. E poi il classico, che è appena stato lasciato, che ha un sorriso d'ingresso, sembra molto divertente, ma appena succede qualcosa che gli ricorda il suo fallimento amoroso, crolla a piangere, quindi fa una serata disastrosa anche lì. Insomma, molto, molto divertente, è un cimento, è un excursus sulle tipologie umane più assurde, molto sintetico ovviamente, ma ognuno di noi si riconosce, ognuno di noi a un certo punto ha detto voglio fidanzarmi, adesso basta, devo trovare l'amore della mia vita, ed è ovviamente il momento in cui non trovi nulla, trovi il deserto, trovi i disastri, e di questo parla lo spettacolo. Permette che la visiti? Ma non saprei. Si spogli. Guardi, se pensa che fino a un minuto fa stavo per proporglielo io. Ha! Soltanto sopra. Il sotto da. Va bene. Eccoci. Si sdrai e respiri. Eccomi qua, pronti? Si sdrai e respiri. Eccoci. Le fa male qui? Sì? Ah, no? Aia, sì? Aia, no? Aia, sì? Aia, sì? Aia, sì? Aia, sì? Aia, apra la bocca. Sì. Senta,
È gallo. Non capisco. Le fatiche lì? Non capisco. Dico, le fatiche. Non si capisce niente quando parla. Bruttissimo segno. Ma è grave l'epatite B? Parecchio, sì. Vorrà dire che se arrivo in laboratorio entro le 18 riusciremo ad avere i risultati prima di domani sera. I risultati di cosa? Delle analisi del sangue. Ma... si tiri sulla manica. Ma vuoi farmi un prelievo così senza preliminare? Si tiri sulla manica, ho detto, non si tira niente! La TV ti dà popolarità. Non vorrei screditarla con questo, nel senso che esiste anche la TV di qualità. Perciò ti dà anche soddisfazione e anche soddisfazione professionale. Certo, il teatro è buona la prima per forza, hai uno spettacolo che non è mai tutte le sere uguali, per forza, perché è uno scambio, il pubblico partecipa. Non so quanto il pubblico si renda conto di quanta parte attiva ha nello spettacolo e perciò a seconda del pubblico insomma riesce a interagire in un modo o in un altro, ma non solo quando proprio lo spettacolo ti fa interagire come nel nostro. In generale, io ho avuto al Carcano a Milano, portavamo la Lisistrata e abbiamo fatto una serata per dei ragazzi del liceo che non ha funzionato per niente. Alla fine dello spettacolo ci siamo fermati e ci siamo presi, io con gli altri attori, una mezz'ora per parlare con i ragazzi e spiegare perché far casino a teatro non funziona, ma non perché sia maleducato, si è maleducato, lo sappiamo, ma non è tanto quello, è che proprio viene a mancare l'altra metà dello spettacolo che sono loro e loro erano molto attenti a questo discorso. Poi per l'altro incontro con i ragazzi siamo andati in classe, allora ci siamo parati, abbiamo detto andiamo prima a parlare con loro. Abbiamo fatto una mattinata molto divertente di scambi, abbiamo raccontato questa Lisistrata fatta sotto forma di cabaret e poi sono venuti a teatro la sera e beh, la differenza si è vista. Ecco, forse il pubblico ci vorrebbe più scambio in questo senso, parlare anche un po' col pubblico, spiegare l'importanza che ha il pubblico a teatro. Alex! Non te l'aspettavi niente, è venuto un colpo! Effettivamente senza scarponi e tuta da sci stentavo a riconoscerti. Sì, ieri sera arrivando a Parigi mi sono detto e se andassi a trovare un attimo la Verdolina? La Verdolina? Sì, perché io in montagna ti avevo soprannominato la Verdolina per via del colore della giacca-vento, sai, c'è la gialletta, la rosetta, la Verdolina, e chi se li ricorda i nomi, bestia? È di un rosso assurdo qua, eh? Oh, ma tu sei sicuro di essere proprio Alex? Ma non ti ricordi? Busto a valle, piegamento, vieni, vieni che ripassiamo, allora. Busto a valle, piegamento, distensione, busto a valle. Sì, 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 mi ricordo, sei Alex. La Verdolina bestia. Prego, accomodati. Le musiche straordinarie sono della banda Osiris e anche la genesi di questo incontro è stato fantastico perché io ho lavorato, anche ho fatto uno spettacolo addirittura con la banda Osiris che si chiamava Italiani, Italieni, Tagliotti. Regista incuriosiva molto questo gruppo e hanno mandato del materiale, ma giusto per far sentire, insomma, e cominciando a sentire questo materiale il regista ha cominciato a dire ma qua ci starebbe perfetta questa, insomma. Alla fine abbiamo usato del materiale vario della banda Osiris, non scritto apposta, ma che calzava assolutamente a pennello anche in maniera strana, curiosa, per cui non solo c'è la sorpresa delle loro musiche, sono sempre particolarissime e sorprendenti, ma anche l'abbinamento è stato curioso, quindi una di quelle magie teatrali che avvengono ogni tanto. Ho camminato come un maratoneta, c'ho un piede che sembra uno stinco di maiale al forno. Aspetta, va che... ah, riagiamo un attimo. Ecco qua. Oh. Molto meglio. Senti, Alex, chiariamo. Oh. Ah, scusa, ma ho camminato talmente tanto che qua, prima di far sgonfiare il piede, sai cosa ci vorrebbe? Beppe Diluvio. Ah, quello è il rimedio della nonna, proprio quello sicuro. Sì, lo so. È un rimedio anche facile, sai? Serve solo dell'acqua calda, del sale, non è questa cosa. No, scusa, non mi starai mica chiedendo di prepararti un pediluvio? Ce l'hai un catino? Sì. E allora basta che ci aggiungi l'acqua calda al sale, dai! Da lì, imbambolata!
Perché devono venire a vedere questo spettacolo? Come perché? Perché il mondo sta per finire, sono notizie che girano, è l'ultima occasione che avete per venire a teatro, perché fra un po' saremo tutti polvere. Ecco, questa è un'allegria così che vogliamo introdurre. Aspetta, io c'ho anche l'affitto da pagare. Ecco. Tu hai un mutuo, hai finito? C'ho il mutuo, c'ho un mutuo di Aiosa, quindi ci sono un sacco di motivazioni concrete, proprio per venire. Venite, a teatro. Venite, c'è bisogno. E poi perché è autoironico, venite per fare una risata, ridere di voi stessi, di con noi, e ci vuole tanto, un po' di leggerezza, sì. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...